4. Una vera e propria cittadella dismessa, 140.000 metri quadrati tra fabbricati e aree verdi all'interno del Parco del Ticino, a poche centinaia di metri dal centro di Pavia. Un tempo lo stabilimento tecnico-industriale del Genio Militare di Pavia era un fiore all'occhiello per la città. Fino al 1998 fu l'unico specializzato nell'approvvigionamento e mantenimento di tutti i mezzi e materiali del Genio. Nel periodo di massima attività qui lavoravano 1.000 uomini. Non più utile per il Ministero della Difesa, è stato riconsegnato all'Agenzia del Demanio nel 2014. L'abbandono e il degrado in cui versa non rammaricano solo chi ha vissuto e lavorato qui. Così com'è, senza luce, la notte è veramente un... non dico che fa paura, ma fa impressione quantomeno. Ricordarselo pieno e pieno di gente che lavorava è sicuramente un dispiacere. Cosa succede qua la sera? La sera presumo che succede quello che può succedere in tutti i... le strutture abbandonate, perché sono ricovero per gente che non si può permettere di vivere in altri posti. Del futuro possibile riuso dell'arsenale si parla da tempo. Il Demanio e il Comune hanno chiesto ai cittadini, alle associazioni, agli imprenditori di dire la loro. Oltre alle opinioni online sono arrivati progetti e idee concrete. Io l'ho visitata quando è stato aperto circa 8 mesi fa. E c'è dentro da fare un'altra città più bella, soprattutto per la zona ovest di Pavia. A questo punto le proposte verranno vagliate, poi si deciderà in tempi stretti. Adesso queste proposte le raccogliamo insieme all'amministrazione comunale, mettiamo in regolarizzazione il bene, perché bisogna accatastarlo, bisogna renderlo coerente dal punto di vista urbanistico, bisogna anche individuare un piano di sostenibilità economico-finanziaria. Cosa dovrebbe essere l'arsenale? Dovrebbe essere un insieme di funzioni. Da una parte attività imprenditoriali innovative che valorizzino le competenze dei giovani che vengono a studiare nella nostra università e dall'altra spazi pubblici, sociali e di aggregazione. Le due linee di tendenza che sono emerse sono sostanzialmente queste. È un luogo che ha un grande valore affettivo per i pavesi perché è sempre stato molto vissuto dalla città e quindi che adesso sia rimasto diversi anni vuoto e abbandonato è sentito come una ferita da parte dei nostri cittadini. I progetti presentati spaziano dal mondo culturale alla tecnologia industriale e alimentare.